Amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti alla prima semifinale della 31esima edizione dell'Inge Kallen di fronte FEMA Servizi SRL Maglia Nera e Corato Carrelli. Primo pallone giocato proprio dalla formazione in maglia nera. Cifra, può impostare il pallone per Cocuzzi, la sterzata, il pallone con il sinistro messo al centro, Vetta ci arriva con una mano. Può andare sul destro, la sterzata di Masini che va a puntare Aquilani, lo sfida, poi l'1-2 è riuscito, la conclusione, la gran parata di Vetta e poi però arriva il tapin vincente da parte di Cocuzzi, 1-0. Approfitta Cocuzzi che recupera il pallone, Masini per Cocuzzi, in area di rigore, il pallone di ritorno per Masini che non ci arriva, ferma tutto Bulboaca che può partire, pallone per Stefano Aquilani, va a puntare l'avversario, la sterzata di Alessia Aquilani, il tapin di Bulboaca, Pastro però riesce a metterci il piede, evitare il pareggio. La cifra con il destro, il pallone passa e c'è il raddoppio da parte di Corato sul primo palo di Zanella. Lui con il destro direttamente in porta, Pastro respinge, Stefano Aquilani fermato con la numero 7, serve Nunneri. Le finte di Nunneri, la conclusione in porta, Pastro. Va Alessia Aquilani con il destro, il pallone che passa e accorcia le distanze FEMA. Ci ha pensato Alessio Aquilani a riaprire la gara. Ha servito Altobelli, di prima per Zanella, l'errore. Poi in qualche modo arriva Di Matteo con il destro, spara in porta e trova il gol del 3-1. Costretto a tornare indietro, a servire destra Pagano. Pallone di ritorno per Aquilani, la sterzata di Aquilani che fa con il destro, il diagonale. A cifra con il destro velenoso, Vetta. Respinge, indirizza il pallone alle spalle di Pastro, molto attento. Masini con il destro, pallone di ritorno per Cocuzzi che spara in porta e Vetta gli dice di no. Serve cifra, attenzione, cucchiaio tentato da Cocuzzi e poi ancora una volta Vetta. Pronto cifra con il destro, spara direttamente in porta, un bolide vincente, 4-1. Corato, ancora una volta cifra. Sulla sua verticale. Per cifra, poi arriva Cocuzzi con il sinistro che spara in porta, non trova lo specchio, altra chance per Corato. Corato sti spalla alla porta, prova a girarsi, va con il destro, attenzione al contropiede da parte di Corato con Cocuzzi, ferma tutto però Vetta. Va Zanella direttamente in porta, Pastro da Masini, quindi Stefano Aquilani può centrarsi, pallone per Tosti che trova il gol del 2-4, riapre la gara, almeno ci prova FEMA. Nunneri, pallone per Pagano con il sinistro, la rasoiata di Pagano, riparte a grande velocità cifra dall'altra parte, si avvicina anche Cocuzzi, si allunga un po' troppo il pallone, poi va la conclusione vincente di cifra Stefano Aquilani. Ancora lui, prova ad andare sul destro, il palo clamoroso colpito da Stefano Aquilani per Aurelio Aquilani, finisce qui l'incontro. Corato Carrelli va in finale dopo aver battuto 5-2 FEMA Servizi SRL.